Vi piace l'idea di una vacanza divertente e a contatto con la natura? Forse le vostre tasche non possono permettervi niente di più che una tenda canadese, ma un'alternativa c'è. Quello che vi occorre è un gruppo di amici e un camper. Ecco, ora siete pronti per diventare i perfetti ecoturisti itineranti. Andiamo a scoprire come. Fattore Amico è un'organizzazione che si rivolge a due tipi di persone diverse, le quali fanno cose completamente diverse e non si conoscono neanche, ma noi troviamo il modo di farle incontrare. Da una parte il turista in camper, dall'altra parte il produttore agricolo che ha terra, spazio, curiosità, gusti da proporre e che quindi ha l'interesse di incontrare un pubblico nuovo. Così come il camperista ha interesse di trovarsi bene in un ambiente stimolante, accogliente, che lo ospita con cordialità e con serenità. Fattore Amico quindi ha costruito una rete di oltre 300 aziende agricole in Italia, con qualche unità anche al di fuori dell'Italia, in Slovenia e in Germania, le quali sono disponibili ad accogliere per una notte in semplice posteggio, senza dover dare nessun tipo di servizio supplementare, senza complicazioni, neanche di tipo burocratico, ospitano per una notte in posteggio il turista in camper associato con Fattore Amico. La guida cartacea è questa, è un libretto che noi realizziamo una volta l'anno e che distribuiamo ai nostri soci, la quale riporta in modo semplice e chiaro tutte le informazioni necessarie per raggiungere l'azienda ospitante, con qualche notizia in più, a partire da che cosa produce, che è anche una cosa interessante. Ha la possibilità di trovare prodotti genuini, li può acquistare se vuole a prezzo di produzione e non a prezzo di distribuzione, ha quindi anche un vantaggio economico oltre che un plus di qualità. Il camper non è uno strumento di facile accostamento, insomma ha un costo iniziale piuttosto alto, quindi insomma è abbastanza difficile che giovani siano nelle condizioni di poter avvicinarsi a questo mezzo che darebbe una straordinaria libertà di movimento, anche se esistono delle formule, delle esperienze che possono anche essere disponibili per i giovani. Pensiamo per esempio a quella del noleggio, un gruppo di amici non troppo numeroso che si organizza per farsi un viaggio in camper, dividendosi la spesa sono in condizioni di fare qualche cosa di molto interessante e di libero. Poi esiste un altro fenomeno, noi abbiamo incontrato nelle fiere nelle quali ci presentiamo, negli incontri, abbiamo avuto modo di conoscere non poche giovani coppie, magari con bambini piccolissimi, appena nati, che hanno scelto di trovare un mezzo anche economicamente alla loro portata, recuperando diciamo vecchi camper un po' vintage o vintage come vogliamo dire, sistemandoli a misura del loro gusto, facendo un'operazione molto creativa e con ciò avendo la possibilità di sfruttare al massimo questo genere di vacanza. È la vacanza della libertà. Io quando salgo sul camper difficilmente sto a studiare prima dove vado, accendo il motore e decido, vado, giro a destra o giro a sinistra, se giro a sinistra vado da una parte, se giro a destra vado da un'altra.